Ritrovati per un nuovo appuntamento con 15 minuti con, lo spazio dedicato ai candidati delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Quest'anno siamo chiamati al voto non solo per le amministrative, ma anche per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. E proprio al Consiglio regionale della Campania è candidato l'ospite che abbiamo oggi con noi in studio. Diamo il benvenuto al dottor Piero Petroccione. Grazie. Medico di Fontana Rosa, candidato nella lista Centro Democratico De Luca Presidente. Benvenuto, dottore. Ancora grazie. Dunque, abbiamo 15 minuti per parlare della sua candidatura, dei suoi progetti e delle sue idee. Iniziamo con la domanda di rito. Come mai ha scelto di candidarsi? Come nasce quest'idea? La mia è una candidatura molto particolare. Durante il lockdown stavo scrivendo un libro di idee e progetti per l'Irpinia, la Campania ed il Mezzogiorno d'Italia. Il presidente della Regione De Luca ad un certo punto ha fatto un bando chiedendo proprio questo ai cittadini campani. Io gli ho inviato la mail chiaramente del libro che stavo scrivendo. Dopo un giorno sono stato contattato, veramente è stato contattato il coordinatore regionale, che è il professore Pasquino, ex rettore dell'università, coordinatore del Centro Democratico, che a sua volta ha contattato il coordinatore provinciale, che è Peppino Solimine. A quel punto mi sono ritrovato candidato. Quindi alla fine, come vedete, non è candidata la mia persona, ma sono candidati i miei progetti. Ecco perché è una candidatura molto molto particolare. Ecco, a proposito dei suoi progetti, lei ci ha citato il suo libro, quindi il libro si chiama La mia Irpinia, in cui sono elaborati una serie di progetti realizzabili nei vari paesi appunto del territorio irpino. Quali sono i progetti che è in serbo quindi per questa provincia e soprattutto, ci siamo ad Ariano, quali sono i progetti per Ariano? Allora, la mia idea di politica è quella proprio di essere pratico, concreto. Io noto che ci sono tantissimi candidati, ma vedo poche proposte, nessuno propone nulla. Invece io con i miei progetti do un'impronta completamente diversa, perché oltre a proporli i progetti, io ho anche trovato un escamotage finanziario appunto per finanziarli, che è la cosa più importante, perché se uno non ha i soldi per farlo non può realizzare il progetto. Cominciamo con... Io ho fatto i progetti per tutta l'Irpinia. Cominciamo con Ariano Irpino, dove praticamente fra qualche giorno ci sarà un volantinaggio per la cittadina. Io ho messo in pratica che cosa? Ho evidenziato le caratteristiche della cittadina. Ariano è famosa per la lavorazione della ceramica e voi sapete, soprattutto voi arianesi, sapete che questo settore è abbastanza in crisi, come in crisi tutta l'edilizia. Immaginate se la futura amministrazione di Grotta Minarda, invece di fare il piano colore, come usualmente si fa in tanti paesi, in tante cittadine, facesse il piano ceramica. Che significa? Se assegnasse agli abitanti di ogni strada, di ogni piazza di Ariano, un tema che può essere storico o geografico. Ogni abitante, ogni famiglia, può fare sulla facciata della propria abitazione un pezzo di maiolica a tema. A quel punto si ritroverebbe Ariano Irpino a trasformarsi in una cittadina diversa che io ho battezzato Ceramilandia. Immaginate quanti visitatori, quanti turisti. Un museo a cielo aperto, un vero e proprio museo a cielo aperto. È normale che non è che tutti i cittadini debbono aderire, nessuno è obbligato, però le abitazioni che aderiscono
possono defiscalizzare la spesa che hanno dovuto sostenere, quindi dalle loro tasse. Che significa? Che se la famiglia paga 10.000 euro di tasse e spende 1.000 euro per fare questa lavorazione vicino alla facciata, ne pagherà 9.000. E questo è l'escamotage che io ho trovato per finanziare tutti quanti i progetti per l'Irpinia, per tutti i paesi, per Avellino Città e per Ariano. Un'altra cosa simpaticissima per Ariano è quella di identificarla di sera. Che cosa ho pensato? Di mettere tre fari, perché Ariano è chiamata anche la città del Tricolle, sui punti più alti. Questi tre fari, tipo le Torri Gemelle per capirci, puntano in alto. Ogni giorno della settimana scandiscono un colore diverso, il lunedì il rosso, il martedì il verde, il mercoledì il giallo, in modo che la cittadina venga identificata di sera anche a lunga distanza. Ma la cosa fondamentale è l'idea di creare una funivia o una linea, una monorotaia veloce che colleghi la futura stazione ferroviaria Irpinia con l'ospedale ed il centro di Ariano Irpino. Ciò consentirebbe non solo agli arianesi di avere una strada aperta verso il mondo, perché raggiungendo subito la ferrovia possono raggiungere qualsiasi località, ma soprattutto consentirebbe a tutti i cittadini, gli abitanti delle zone vicine, di poter usufruire facilmente dei commerci e dei servizi di Ariano Irpino. Questo porterebbe un incremento notevole e quindi delle presenze su Ariano, con la gioia naturalmente dei tanti ristoratori e della famosa cucina arianese. Certo, poi ci sono ancora altre idee che lei ha per Ariano, per esempio quella di Ariano Provincia, che poi è un sogno di cui lei appunto mi parlava già prima di questa diretta, e il fatto di tornare a una doppia ASL. Sì, guardate, io ho vissuto, essendo medico in Alta Irpinia, anche di sanità pubblica, col coronavirus, il dramma del focolaio ariano. Io non entro in merito alla gestione, non è questa la sede né il momento, però la cosa fondamentale, Ariano ha bisogno della sua ASL per l'organizzazione sanitaria del territorio. Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, per le caratteristiche morfologiche del territorio, hanno bisogno della loro ASL. Questo io non voglio polemizzare con nessuno, ma Ariano Irpino dal punto di vista territoriale deve avere una sua organizzazione, anche perché io nel dépliant che ho fatto nella sanità ho spiegato come bisogna organizzare tutta la medicina territoriale con i medici di famiglia, con le specialistiche. Ho detto pure che è importante che rientrino tutti i medici irpini che sono stati costretti a fuggire dalla nostra terra. Medici come Carlo Pucillo, che è il primario di immunologia a Udine, come Cillo, uno dei migliori epatologi del mondo. È assurdo che siano dovuti andare via. Abbiamo tante intelligenze in Irpinia. Queste intelligenze debbono emergere. Questo non significa che il primario di origini irpine di Udine torna fisicamente ad Ariano oppure ad Avellino, no. Ma oggi con la nuova medicina, la medicina moderna, quella telematica, queste figure, queste eccellenze possono fare scuola per i nostri ospedali e anche per la medicina territoriale, che deve essere organizzata con tutta la specialistica in modo veloce. Ma la cosa fondamentale, io ho creato un numero verde gratuito, un SOS, dove il cittadino che è in difficoltà, il paziente che riceve una brutta diagnosi e va nel panico, non sa a chi si rivolge, non deve chiedere il favore a nessuno, ma chiama questo numero verde, immediatamente in 24 ore il numero verde comunica al paziente l'indomani mattina dove si deve recare, cioè in 24 ore gli viene dato l'appuntamento con lo specialista e con la struttura ospedaliera. Questo significa organizzazione sanitaria, questo significa territorio, questo significa badare alla nostra gente, questo significa creare un elisir della lunga vita, perché se noi abbiamo una medicina eccellente con la defiscalizzazione, tanti anziani potrebbero venire nella nostra terra e riaprire le case chiuse,
creare lavoro per i giovani, perché una coppia di giovani può adottare una coppia di anziani del nord Italia, perché se viene defiscalizzata la pensione non sono costretti a scappare in Portogallo o nei paesi dell'est, ma possono venire qua in Irpinia, nel mezzogiorno d'Italia, dove abbiamo buon vino, abbiamo buon cibo, abbiamo un clima meraviglioso e creeremmo tanti posti di lavoro per i giovani irpini. Ok, perfetto, grazie. Lei appunto ci sta parlando di questi punti del suo programma, ci sta parlando di tutte queste sue idee, oggi lo stiamo facendo qui, ma lei come si sta muovendo sul territorio per la campagna elettorale e soprattutto qual è il clima che sta riscontrando? Questa è una campagna elettorale un po' particolare quest'anno. Io credo di aver impostato subito la campagna elettorale in modo particolare, anche perché per i problemi che abbiamo appunto dal punto di vista sanitario, la mia è una campagna tutta online. Ecco. Il mio interesse è quello di arrivare nelle case della gente, di far capire alle famiglie quello che voglio fare. Vi faccio degli esempi. Io per Avellino ho fatto dei progetti che non sto qui a denunciare, va bene? Ci sarà il volantinaggio lunedì mattina. Per Ariano ho fatto dei progetti. Ho fatto tutti questi progetti per le varie zone dell'Irpinia sono tutti collegati ad un'azienda importante del territorio. Perché? Qual è il mio obiettivo? Le famiglie e le aziende devono venire in soccorso all'Irpinia, quindi al territorio. In che modo? Col criterio della defiscalizzazione. Quindi il rimodulamento o l'adeguamento della legge Art Bonus del 2014 a livello nazionale per i beni culturali e il turismo, dove la famiglia può defiscalizzare a favore di figli e nipoti e l'azienda può defiscalizzare per lo sviluppo del territorio. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è lo spopolamento, sono i giovani costretti ad andare via per mancanza di lavoro. Non è che non vale più niente casa mia, non vale più niente casa tua, non vale più niente casa sua. Le nostre abitazioni, le nostre proprietà non valgono più nulla, perché col crollo demografico il danno è irreversibile. Il danno coinvolge tutti. Noi dobbiamo ripopolare il nostro meraviglioso territorio e lo possiamo ripopolare solo creando lavoro ed opportunità. Lei ci ha parlato anche appunto della questione della defiscalizzazione, è un problema però anche chiaramente nazionale, lei pensa veramente che questa possa essere la risoluzione dei problemi, partendo dal livello nazionale a scendere poi? Non è, allora, per quanto mi riguarda, questo è un problema, allora, questo è un sistema che ci permette, che permette alle famiglie e alle aziende irpine, perché alla fine io ho candidato non tanto me stesso, ma le famiglie, le intelligenze e le aziende irpine, va bene? Ci aiuta a risollevarci dalla crisi. Questo sistema di finanziamento ci aiuta a risollevarci dalla crisi. Però le faccio un altro esempio. Io ho tirato fuori, anche a livello nazionale, il reddito di difficoltà. Esatto. Perché? Il reddito di cittadinanza, io non voglio entrare nel merito se va bene o va male, non mi interessa. Però il reddito di difficoltà è quello che serve non solo all'Irpinia, non solo alla Campania, ma a tutta l'Italia. Cioè il sostegno alle partite IVA, ai commerci e a chi lavora. Facciamo un esempio. Se io ho un bar, ho un'attività professionale, ho un'attività artigianale e vai in crisi, lo Stato e la Regione in quei mesi in cui io faccio la riconversione per rilanciare l'attività mi deve sostenere, quindi lo Stato deve sostenere chi è che va in difficoltà lavorativa, non chi il lavoro non ce l'ha e semmai glielo vuole trovare. Il lavoro lo deve trovare la persona interessata, lo Stato non è in condizione di trovare il lavoro. Allora, una misura del genere, il reddito di difficoltà, serve effettivamente a sostenere tutti i lavoratori e soprattutto, vi dico, a chi ha voglia di lavorare. Perché chi ha voglia di lavorare, il lavoro lo trova. A proposito di questo, lei ha fatto un'invenzione. Dunque, anche qualche tempo fa, lei si è recato nell'Istituto Mancini di Ariano per fare un test sulla vista. Ci può parlare di questa sua invenzione? Io, come l'anticipavo precedentemente,
faccio brevetti industriali in tutto il mondo. Uno di questi brevetti è il biglietto da visita, che poi è il mio santino praticamente. Questo è un biglietto da visita che praticamente è un occhiale tascabile. Io cosa faccio? Vado nelle scuole e attraverso questo sistema stenopeico in pochi minuti faccio uno screening visivo a centinaia di ragazzi. Se i ragazzi hanno gli occhiali, gli dico subito se devono andare dal loro oculista oppure non per cambiare l'occhiale. Quindi è un test meraviglioso che in pochi attimi consente di capire qual è la propria situazione visiva. Io l'ho fatto l'anno scorso, 2 anni fa, sempre a livello di volontariato all'Istituto Mancini di Ariano. È stata una cosa meravigliosa, perché poi questi bambini ai quali ho regalato il biglietto da vista sono andati a casa e hanno fatto il test a fratellini, genitori e nonni. Insomma, ho trasformato Ariano in tanti piccoli oculisti ed è stato qualcosa di meraviglioso. L'ho fatto il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, che era proprio la protettrice degli occhi. Ora, ci dica un attimo, qual è la differenza tra lei e gli altri candidati? L'entusiasmo, la passione. Io non faccio politica per professione, è la prima volta che mi candido, però la passione per la politica è qualcosa che è più forte di me, sin dai tempi del movimento giovanile. Mi piace. Qual è la differenza? Mi piace essere concreto. Io ho fatto progetti per tutta l'Irpinia. Ogni zona dell'Irpinia, da Avellino ad Ariano, dall'Aceno a Montevergine, dai paesi della Media Valle del Calore come Fontana Rosa, come Taurasi, ho fatto progetti per tutti. Qual è il ragionamento? Uno non deve pensare, ma il progetto è fattibile o non fattibile. Le mie sono idee progettuali. Che significa? Che poi il progetto lo sviluppa l'amministrazione e lo può anche modificare. Io ho dato l'indicazione di come si possa fare. E siccome ne ho fatti 100 progetti, ho un lavoro enorme proprio per sviluppare il nostro territorio. A differenza degli altri candidati, ahimè lo devo dire, io infatti mi sono autodefinito il candidato delle idee, dei progetti e delle strategie. Perché tutti gli altri candidati o fanno politica per professione e stanno là da 40 anni e tutti i ragazzi sono scappati via, tutte le nostre proprietà ormai sono svalutate, questo è il risultato, perché qua dobbiamo guardare in faccia la realtà, oppure sono degli improvvisati. Io se sono un bravo medico, o sono un bravo avvocato, o sono un bravo imprenditore, non posso candidare la mia professionalità, io devo candidare quello che penso, quello che metto in essere, quello che produco. Io devo pensare a costruire il lavoro, perché il lavoro è il problema della nostra provincia, è lo spopolamento il problema della nostra provincia, è la svalutazione il problema serio della nostra provincia. Quindi io produco lavoro, sono una macchina di lavoro. E come lo faccio? Non portando le auto elettroniche del futuro come qualche altro, ma valorizzando i prodotti del territorio, perché io valorizzo i vini, valorizzo il latte, valorizza l'acqua. Io ho fatto un filmato che potete vedere su YouTube oppure sul mio sito Facebook Irpinia Fai da Te, dove praticamente propongo l'imbottigliamento dell'acqua, delle bibite e dei derivati. Io propongo l'imbottigliamento del latte. E chi lo produce il latte? Gli allevamenti. Ma se la Baronia e l'Alta Irpinia, che hanno questa vocazione, diventassero dei grandi produttori di latte, se noi utilizzassimo e sfruttassimo l'acqua che è nel sottosuolo, che è il nostro petrolio, ma vi renderete conto di quanti posti di lavoro creeremmo? Ci sono aziende come la Ferrero, ho proposto la fabbrica del cioccolato, c'è la Zua e Gallucosano San Mango, ho proposto la città della frutta, perfino Annusco, famosa per i suoi falò, ho proposto la città dei falò, con dei falò praticamente fatti con giochi di luce, gli arredi urbani, le panchine a tema, uno spettacolo. Nusco si trasformerebbe in uno spettacolo di paese. E questo l'ho fatto per tutti. Ecco perché è diversa la mia candidatura. Io candido questo, ribadisco, candido le famiglie, le aziende e le intelligenze irpine, perché questa è l'unica strada per il futuro dei nostri figli. Noi siamo in chiusura, io le chiedo, le lascio un minuto per rivolgersi direttamente agli elettori, parli con loro e gli dica perché devono dare a lei la loro preferenza. Allora, io vi chiedo il voto per una cosa semplicissima.
Spero di entrare in tutte le vostre case. Vi chiedo di votare per voi stessi. Irpini, votate per voi stessi. Votate per le vostre famiglie. Votate per il dolore dei vostri figli che sono stati costretti ad emigrare. Io non ho candidato me stesso in consiglio comunale, ma ho candidato le famiglie, le aziende e le intelligenze irpine in consiglio regionale. Se mi votate, votate per voi stessi. È un metodo rivoluzionario, un nuovo modello politico, ma è quello che serve alla regione Campania per diventare l'Irpinia, ancora una volta, un esempio non solo per la Campania, ma per il Mezzogiorno d'Italia. Perfetto, noi ringraziamo il dottor Petroccione e le auguriamo buon lavoro e le diamo il nostro in bocca al lupo. Crepi, la ringrazio tantissimo. Grazie a tutti.